Buona domenica e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Teledeon. Ripercorriamo insieme la settimana che si è appena conclusa con i servizi che riguardano il mondo religioso ed ecclesiale. Cominciamo con il Papa che sarà in Mongolia dal 31 agosto al 4 settembre. Lo aveva già anticipato lui stesso in diverse occasioni, esprimendo il desiderio di recarsi nel paese delle steppe, al confine tra Russia e Cina. Vediamo. Il 43esimo viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco si svolgerà in Mongolia dal 31 agosto sino al prossimo 4 settembre. Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che ha confermato le date dopo aver ricevuto l'invito da parte delle autorità civili ed ecclesiastiche del paese dell'Asia orientale che confina con la Russia e con la Cina. La visita più volte annunciata dallo stesso Bergoglio si svolgerà in seguito all'invito avvenuto subito dopo il concistoro dell'agosto 2022 del cardinal Giorgio Marengo, missionario della consolata e prefetto della capitale della Mongolia, Ulaanbaatar. Una piccola comunità cattolica è presente in quello che viene definito il paese delle steppe. Sono infatti 1450 i battezzati nella nazione del buddismo tibetano, la religione praticata dalla maggioranza della popolazione, ovvero circa 3 milioni e mezzo, di cui il 30% è nomade e un terzo del totale vive al di sotto della soglia di povertà. Prima dell'ultimo concistoro, in un incontro con i giornalisti, il cardinale Marengo aveva sottolineato l'attenzione particolare del Santo Padre a quest'area del mondo, secondo il quale egli crede molto nella capacità dei popoli dell'Asia di convivere pacificamente, di trovare soluzioni non violente e sagge anche nei conflitti. Ad attendere il suo arrivo nel paese del quadrante orientale ci sarà il nunzio apostolico Monsignor Alfred Xuereb, ex segretario del Papa e rappresentante pontificio in Corea del Sud e in Mongolia. E se pensiamo solo alle armi, non aiutiamo l'Ucraina. Sono le parole del cardinale Matteo Zuppi che nei giorni scorsi è volato a Washington in missione di pace per il Vaticano. Ascoltiamo. Le armi fanno male, molto male. Faccio fatica a comprendere la logica delle armi. Lo ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, partecipando a Potenza alla festa del quotidiano cattolico Avvenire. Così non aiutiamo l'Ucraina. Dobbiamo favorire l'azione diplomatica, tante iniziative diplomatiche, ha continuato l'inviato del Papa in Ucraina e Russia, evidenziando che c'è un aggressore e un aggredito. Non bisogna confondere le responsabilità. La pace deve essere sicura e deve essere una pace vera, ha proseguito il presidente della CEI. La giustizia è la sicurezza che la pace sia applicata e che possa risolvere le cause del conflitto e che possa portare alla ricostruzione non solo delle cose che sono state distrutte, ma soprattutto della convivenza. La missione di pace a Kiev e Mosca, voluta dal Papa, si muove soprattutto sul piano umanitario, a cominciare da quello dei bambini. È stata una delle richieste più appassionate che le autorità di Kiev hanno rivolto alla Chiesa, ha continuato Zuppi. E ha concluso, questo spazio umanitario si può e si deve mettere in campo. E sottrarre i bambini alle violenze è quanto chiesto dal cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della visita al santuario dedicato a Santa Maria Goretti di Nettuno. Il suo pensiero è andato ai bambini ucraini. Vediamo. La vita di Santa Maria Goretti è un richiamo forte a sottrarre i bambini alle violenze. Lo ha detto in un'intervista rilasciata a una TV locale laziale il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, visitando il santuario di Santa Maria Goretti a Nettuno. Il nostro pensiero va ai bambini ucraini che stanno vivendo una tragedia, ha sottolineato il cardinale, ricordando che le deportazioni in Russia dei più piccoli sono un grande problema, ma la Santa Sede si sta impegnando per assicurare un ritorno dei bambini alle loro famiglie e alla loro terra. La missione del cardinale Zuppi si è concentrata molto su questo punto con qualche spiraglio positivo, ha spiegato Parolin. La parte russa sul tema ha dimostrato un'apertura, ha ribadito, per aggiungere che i bambini migranti sono le prime vittime di questo enorme dramma. L'impegno della comunità internazionale deve essere nel senso di affrontare insieme il problema, ha concluso,
Se sarà affrontato in modo condiviso, avremo più possibilità di trovare soluzioni valide ed efficaci. E cambiamo pagina. L'arcivescovo di Catanzaro Squillace, Monsignor Claudio Maniago, dà il benvenuto ai turisti con un messaggio in cui augura loro di saper ammirare le bellezze attraverso cui Dio ci parla. Sentiamo. Un invito ad aprire gli occhi, a osservare le bellezze della natura, che sono le parole usate da Dio per parlarci. E quanto scrive Monsignor Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro e Squillace, nel messaggio di benvenuto rivolto ai turisti che visiteranno i comuni che fanno parte dell'arcidiocesi calabrese che guida nel corso delle vacanze estive. L'augurio è che voi apriate gli occhi perché vedrete cose stupende, veramente belle, che vi riempiranno non solo gli occhi ma sicuramente il cuore, sostiene l'arcivescovo, chiedendo ai visitatori di avere l'animo aperto perché Dio parla in un modo particolare, ovvero attraverso la natura e le bellezze che voi contemplerete sicuramente avrà una parola anche per voi. Le ferie da vivere in questa splendida terra di Calabria e nei paesi e borghi della nostra diocesi di Catanzaro Squillace possano, continua Maniago, essere motivo per ritrovare serenità e pace che vi permetteranno di tornare a casa e riprendere le vostre attività rigenerati nel corpo e nello spirito. Benvenuti, conclude, trascorrete davvero un buon riposo e un bel periodo in questa terra. In tutte le città delle nostre diocesi sono in corso i riti preparatori alla ricorrenza di Sant'Anna, la Madre di Maria, un appuntamento molto sentito dalle nostre comunità. Abbiamo seguito quelle di Barletta, Andria e Trani. Ci troviamo nella parrocchia Santa Maria della Vittoria, detta San Pasquale, dove da 3 giorni è iniziata appunto la novena in onore di Sant'Anna. Questa è tradizionalmente una festa che il popolo di Barletta e dei dintorni sente molto, perché attraverso la sua intercessione noi preghiamo per le partorienti e quindi diamo anche la benedizione alle partorienti in ogni messa, ma soprattutto, ecco, protettrice delle ostretiche, sappiamo che in tarda età Sant'Anna ebbe la figliuola Maria, e quindi che è stata poi la madre di Dio. È tutto dire, perché ci riporta appunto a vivere in pienezza la parola che viene annunciata, predicata e pregata. Ecco il senso anche di questa festa popolare che ci deve portare a vivere poi il Vangelo. Temporaneamente la statua risiede qui, come ha detto giustamente, che in forza dei restauri, ma quando la chiesa sarà terminata tornerà nella sede principale, che è Monte di Pietà. I momenti salienti, ecco, attraverso la novena, che vede la presenza dei vari parroci delle varie parrocchie. Mentre dopo la novena ci sarà il triduo e poi la festa. Il triduo che poi inizierà il 23 e il 26 poi la festa. La festa che vede tutta la giornata in preghiera. Difatti si inizia alle 8 con la messa, poi 9:30, 11:30, la sera nel pomeriggio poi alle 19 e l'ultima messa poi alle 20:30. Quali appuntamenti sta vivendo e vivrà la parrocchia di Sant'Agostino ad Andria in prossimità della festa dedicata a Sant'Anna? È iniziata dal 18 di luglio la novena, in vista della festa di Sant'Anna, che poi avrà negli ultimi 3 giorni dei momenti particolari di riflessione, di preghiera, come anche di aggregazione. E tutto prende spunto dal messaggio del Papa per la terza giornata mondiale dei nonni e degli anziani. E il tema è di generazione in generazione, e così il Papa auspica che nell'incontro tra le varie generazioni possa sempre più emergere la bellezza di una umanità che si prende cura della vita in tutte le sue stagioni, dal nascere fino al suo compiersi in Dio. Tra gli altri appuntamenti anche la cena comunitaria, la caccia al tesoro e poi anche la benedizione delle donne in gravidanza.
Sì, per sottolineare un po' questo incontro tra generazioni, abbiamo voluto organizzare alla sera del 24 nel centro storico una caccia a tesoro con squadre miste tra adulti, anziani, ragazzi, giovani, bambini. Il martedì 25 in oratorio una cena comunitaria, un momento di divertimento, di gioco, ecco, sempre per sottolineare la bellezza dello stare insieme, anche se con generazioni diverse, tra anziani, giovani e adulti. E poi Sant'Anna, che è protettrice delle partorienti, delle gestanti, ci invita a chiedere la sua intercessione per le donne in attesa. Quale messaggio ci consegna oggi Sant'Anna? Sant'Anna, la devozione a Sant'Anna sicuramente rimanda ciascuno di noi a desiderare il dono della vita, come l'ha desiderato lei nella sua vita, a custodirlo, a farlo crescere, a farlo fiorire fino al compimento pieno in Dio. Proprio per questo motivo, da qualche anno in parrocchia è nata un'iniziativa di chiedere l'intercessione di Sant'Anna proprio per le donne gestanti e partorienti, scrivendo sul libro dell'intercessione e il proprio atto di affidamento. Su questo libro poi le donne dopo il parto ritornano per ringraziare Sant'Anna della buona riuscita del parto. E ci spostiamo a Trani, dove è tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino, santo patrono di Trani e della diocesi. Accanto agli appuntamenti liturgici ed ecclesiali, anche quest'anno il Comitato Feste Patronali ha allestito un ricchissimo cartellone di eventi nel solco della tradizione, ma con significative novità. La più importante è l'arrivo delle reliquie di San Francesco. Un programma sì, variegato, molto articolato e concentrato maggiormente appunto sull'arrivo delle reliquie di San Francesco, che in via del Tucci eccezionale ospiteremo per la prima volta anche qui a Trani. E un programma che richiama sempre la tradizione della festa popolare di Trani e non mancheranno i concerti, le luminarie, i fuochi d'artificio. È un appuntamento che richiama anche fortemente appunto i tranesi emigrati e che sentono ancora, ecco, l'attaccamento alle radici della propria città. Tra l'altro poi va a concentrarsi nel periodo anche di ferie, quindi ecco, questo ci aiuta notevolmente ad avere la presenza anche di turisti. I fuochi d'artificio, come da tradizione, ci saranno allo sbarco il sabato, praticamente il sabato 29 luglio, e poi la domenica, dopo la solenne processione, ci sarà sempre il fuoco pirotecnico, e il lunedì a chiusura, ecco, dei festeggiamenti, quindi i tradizionali fuochi d'artificio. Un momento di festa che la città aspetta tutto l'anno, è un modo anche per festeggiare il nostro santo patrono, ma è come quest'anno peraltro che arriveranno a Trani anche le spoglie di San Francesco d'Assisi, quindi c'è grande attesa, grande fermento per tutto questo, e quindi ci prepariamo assolutamente a trascorrere nel modo migliore la nostra festa. E andiamo a Canosa di Puglia, dove è stata celebrata una messa per il 106esimo anniversario di morte del venerabile padre Antonio Maria Losito. Un momento di preghiera per ricordare la sua figura. Vediamo. Grazie per tutto ciò che fai per la mia famiglia, l'affido al tuo buon cuore. È solo uno dei messaggi dedicati al Padre Santo, che racchiuse la sua vita in un motto composto da due verbi che caratterizzarono la sua devozione: amare e patire. Padre Antonio Maria Losito è per Canosa di Puglia, città del Nord Barese, in cui nacque nel 1838, un pilastro, un faro, una guida per devoti e fedeli che hanno pregato per lui nella cattedrale dedicata a San Sabino a 106 anni dalla sua morte. Padre Antonio Maria Losito ha rappresentato per la città di Canosa un punto di riferimento nella sua esperienza di sacerdote e nello stesso tempo di padre, quindi padre spirituale, non solo per i singoli, non solo per le famiglie, ma per l'intera città.
La vita di padre Antonio fu dedicata agli ultimi, in tanti al suo tempo lo vollero al loro fianco come confidente o fonte di consigli. Successe anche a Bartolo Longo, fondatore del santuario dedicato alla Madonna di Pompei, che nel sacerdote pugliese trovò conforto, e la sua strada verso la santità è segnata ora positivamente. La causa di canonizzazione è a un punto positivo, perché nel 2016 il Santo Padre ha dichiarato venerabile la sua esperienza di vita, di unione a Cristo nella vita nuova dello Spirito, la vita dei figli di Dio. E quindi ora siamo semplicemente nell'attesa orante di poter ottenere dal Signore un segno della sua predilezione attraverso il dono di un miracolo. Il suo messaggio è ancora molto attuale. Il messaggio di Padre Rosito è il Vangelo, una vita donata, spesa con generosità piena fino alla fine, fino al dono totale di sé, spendendosi senza limiti per diffondere la parola del Signore, per diffondere il Vangelo. E di queste figure ne abbiamo sempre bisogno. Bisogna accompagnare i ragazzi nel discernimento. A sostenerlo è Don Giuseppe Capuzzuolo, il nuovo rettore del seminario vescovile di Andria. Ascoltiamo. Essere rettore di un seminario oggi significa essere attenti alle diverse dimensioni della vita che per i ragazzi hanno un senso e un significato, e soprattutto accompagnarli nel discernimento. Ne è convinto Don Giuseppe Capuzzuolo, nuovo rettore del seminario vescovile di Andria e dell'annessa chiesa dedicata alla Madonna del Carmine. Per il sacerdote la validità di un seminario minore sta nella capacità di essere ponte con le comunità. Per me oggi cosa significa essere rettore? Essere obbediente alla Chiesa e al Vescovo e alla fiducia che ha riposto in me, e soprattutto fare rete con le comunità parrocchiane, perché la grande scommessa del Vangelo è proprio quella di seminare. La questione vocazionale è un problema se non lo guardiamo come problema, ma può essere davvero una cartina al tornasole di quello che oggi la Chiesa diocesana, ma a grandi scale poi anche quella nazionale e mondiale, vuole essere. Oggi il seminario di Andria accoglie i ragazzi che vengono dalle città della diocesi. La bella notizia è che quest'anno tre ragazzi ultra ventenni cominciano un cammino di preparazione al seminario maggiore. Si tratta del cosiddetto anno propedeutico alla formazione teologica. La formazione al seminario inizialmente oggi è incentrata sul discernimento che guarda la dimensione umana e poi quella culturale. Soprattutto una cultura che oggi chiede sempre di più nuove prospettive. La formazione classica e scientifica di un tempo sono sempre valide, ma oggi sappiamo che la cultura ha bisogno che poi la cultura abbia a 360 gradi le sue forme, con le diverse forme dell'arte, che possono essere quella grafica, pittorica, musicale e così via. Ho incontrato tanti ragazzi che magari attraverso la musica hanno scoperto qualcosa di importante nella loro vita, attraverso l'espressione grafica di un PC hanno scoperto qualcosa di interessante. Ecco, questa è una cosa da intraprendere. E ci spostiamo a Molfetta, dove Monsignor Giuseppe De Candia compie 67 anni di sacerdozio, una vita spesa per l'annuncio del Vangelo verso le comunità degli emigrati e compagno di viaggio del venerabile Don Tonino Bello. Lo abbiamo incontrato nella chiesa di San Pio X a Molfetta. Un traguardo straordinario del padre spirituale dei tanti pugliesi che vivono all'estero. Monsignor Giuseppe De Candia compie 67 anni di sacerdozio. Lui, compagno di viaggio che Don Tonino Bello chiamava Pippi, sacerdote della diocesi di Molfetta dal 1956, è oggi delegato della diocesi Migrantes. Ho sempre fatto il massimo della vita, il massimo. Se uno immagina per esempio gli anni 60, ho dato tutto al seminario, gli anni 70 ho dato tutto alla città, lo sport, il mare, il club, il Rotary, fondato anche da me, insomma, insieme agli altri amici, eccetera. Gli anni 80, poi dopo sono stato fermato da Don Tonino.
fermata da Antonino, il quale incontrandomi mi disse: Pippi, e tu? Dice: che vuoi? E dico: organizziamo subito e andiamo in Australia. E in Australia mi disse, in un momento in cui lui mi disse: Pippi, stammi vicino, mi raccomando, perché io l'inglese non lo so, il dialetto non lo so, quindi tu mi devi dare la risposta pronta, non voglio fare la magra figura di non capire. E io facevo la sintesi in un batter d'occhio. E quindi quando sono tornato, lui mi ha detto: mi dai una mano a Molfetta, per un valore solo, non perché fossi più intelligente di qualche altro, o più, non so, più bravo, più buono, più bello, no. E perché conoscevo talmente bene la nostra città. Per cui se tu mi chiedi, per esempio, un numero civico di via Palestro, io ti so dire chi ci abita addirittura. A Panzina e Gallo, che cosa c'era. Io ti so dire tutto, tutto, tutto. C'ho lucido tutto. Anche se a 12 anni sono andato in seminario e la vita di famiglia per me è finita. Lo scorso 27 gennaio Monsignor De Candia ha compiuto 91 anni e solo 4 anni fa ha pensato di far realizzare nella chiesa San Pio X un organo a canne ben 1500, il più grande presente a Molfetta. Un progetto nato grazie alla sua grande passione per la musica. Quando ho momenti di, diciamo, di carenza affettiva o più, allora mi metto a fare piccole cose. Ti faccio sentire una cosa soltanto. Una mia improvvisazione, va bene, non una caun. Queste le cose che faccio, mi esercito con le dita e nello stesso tempo cerco di dare un valore a quello che faccio, così. Ed era questo l'ultimo servizio del quale ci siamo occupati nel corso di questo appuntamento con l'informazione di Teledeon. Grazie per essere stati con noi. Non andate via, restate con i nostri programmi e buona domenica.